Ciao ragazzi, Claudio Riotti, bicilai.it. Oggi sono a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, con Salvatore e Chiara della scuola 101% off-road. Ciao Claudio, benvenuto al nostro campo scuola. Ciao a tutti gli amici di Bici Live. Bene ragazzi, benvenuti sul nostro canale YouTube. Allora, spieghiamo brevemente che andremo a fare 4 video che adesso troverete mano a mano che verranno pubblicati sotto in descrizione. C'è una biografia dettagliata della scuola 101% sempre sotto in descrizione. E adesso con i ragazzi andremo a trattare un pochettino la sicurezza. Perché questo tema della sicurezza, Salvatore? Allora, premetto che il nostro sport è uno sport con un coefficiente di difficoltà molto alto, quindi per affrontare i nostri trail e le nostre avventure mountain bike bisogna essere preparati. Visto che il nostro movimento è sempre più in crescita, troviamo giusto che prima di iniziare ad affrontare determinati trail bisogna essere preparati, e noi siamo qui per aiutarvi a migliorare la vostra tecnica. Perfetto, ed è una cosa che concordo anch'io, perché noi di BC Live è dal 2013 che comunque sempre sosteniamo la sicurezza, siamo sempre lì a sottolineare l'uso del casco, io lo tengo anche adesso quando vado a letto, sempre. Quindi Chiara, ci racconti un pochettino del vostro staff. Velocemente, sei uno staff composto da 18 persone, di cui 6 maestri della Federazione Ciclistica Italiana e tanti aiutanti che pensiamo a breve diventeranno istruttori. Abbiamo 100 ragazzi iscritti e Caspita. I numeri sono in continua evoluzione e aumento. E abbiamo anche, facciamo corsi ad adulti a circa 200 corsisti l'anno, e questa diciamo la nostra passione, vorremmo farla conoscere e esportarla il più possibile a tutto quello che è il nostro mondo della mountain bike. Allora, giusto per darvi qualche chicca, adesso sono qua con Elia, che tra l'altro è una manetta allucinante, l'intro, quello, tutte le storie che avete visto in parte sono sue, e Salvatore, che ci fanno vedere un esercizio molto interessante proprio sul, diciamo, il bilanciamento e l'equilibrio, giusto? Bene, ciao Claudio. Allora, il bastone non serve per darlo sulla testa al nostro Elia, ma per far capire quanto è importante la nostra posizione base sulla bicicletta. Allora, partiamo dal presupposto che noi siamo dei bipedi, quindi impariamo a capire qual è la posizione corretta in bicicletta. Prendi lì il bastone come se fosse il tuo manubrio. Adesso alza leggermente la gamba sinistra. Ok, pensate di fare la stessa cosa replicata sulla vostra bici. Diventa difficilissimo per Elia governare la propria bici. Io basta che faccio un piccolo gesto ed Elia perde completamente il controllo. Proviamo invece con tutti e due i piedi appoggiati al terreno a una certa larghezza, come le nostre pedivelle, e faccio lo stesso movimento cercando di destabilizzare la figura di Elia sulla bici. Provo a spostarlo, sento molta più compattezza e molta più tenuta in quella che è la gestione del manubrio. Quindi capire e equilibrare i pesi sulla bici è fondamentale per avere il massimo equilibrio e la massima sicurezza. Allora, con Salvatore passiamo subito nel vivo del video e andiamo a vedere gli appoggi, che sono una delle cose più importanti perché sono proprio il collegamento con la bici, ma sono spesso anche trascurati, quindi manopole a volte che girano, sella, ma hai detto che tu una volta hai visto una sella che si staccava, quindi anzi no, che si girava, io ne ho vista una che si staccava, quindi ragazzi immaginate a un certo punto che vi si stacchi la sella, per cui però dove ci sono più problemi in assoluto e più incomprensioni, anche perché ci sono delle marche di alto livello che purtroppo a volte non fanno dei bei prodotti, sono i pedali. Ok, allora sì, sono d'accordissimo con te Claudio. Perché? Perché spesso vediamo biciclette di costi esagerati con dei, diciamo, pedali veramente estremizziti e soprattutto con le caratteristiche non consone a quella che deve essere una buona guida in mountain bike. Parliamo di pedali liberi, scusa se ti interrompo, ma pedali flat, pedali liberi. In questo caso cosa andremo a valutare? Questa parte centrale che sia concava e assolutamente i nostri pin che siano tali da poter fare aggrappare bene la nostra scarpa. Quindi qui cosa succede? È fondamentale avere la scarpa giusta per il pedale giusto. Non fidatevi di scarpe tanto per, ci sono delle scarpe che sono molto più efficaci di altre, quindi provate, fatevi consigliare, non voglio dare un nome di un marchio specifico, però vi posso assicurare che ci sono delle marche che funzionano benissimo con questo tipo di pedale. Adesso Salvatore, tiriamo in mezzo anche Fede, che è praticamente nato qua nel bike park, giusto? Da quando? Da 6 anni. A sei anni. Adesso ne hai? 20. Va bene, allora saluta innanzitutto i nostri lettori, a tutti. I nostri.
oggi cosa andiamo a fare? Andremo a controllare come si mantiene correttamente una bicicletta. Iniziamo dalla cosa principale, che è la catena e tutto quello che riguarda la trasmissione. Come si può vedere, in questo caso la è abbastanza pulita, però alla fine di ogni escursione io consiglio sempre di pulirla con prodotti specifici, andando a controllare magari tra le corone, tra le rotelle delle pulegge e anche sulla corona davanti. E questo perché? Perché deve essere pulita? Diciamo, siamo proprio scontati. Evitiamo magari cattivi rumori, cigolii oppure resistenze inutili, frizioni che ha la catena nello sporco. Io quello che vedo spesso è catene nere proprio di catrame e comunque condizioni asciuttissime, per cui bisogna anche usare giusto un olio asciutto, quando è asciutto, un olio bagnato quando è bagnato, e poi magari catene secchissime che anche con l'e-bike a volte si parte con la pedalata e la cambiata e si spacca la catena. Quindi piccole cose ma che possono rovinare un'uscita o tutto un corso. Passiamo poi quindi ai serraggi. Abbiamo detto prima che voi comunque consigliate anche la chiave dinamometrica, giusto? Esatto, che è quella che regola perfettamente. Però diciamo che se siamo in giro è meglio essere attrezzati. Con un multitool che bisogna sempre portarsi dietro, possiamo andare a controllare magari i perni della ruota, che si svitano molto facilmente, e come dicevi anche te, quello del cambio, esatto. le pinze dei freni. Bene ragazzi, quindi avete visto un sacco di cose interessanti. Prima di chiudere il video con Salvatore, vi ricordo che ovviamente per tutto quello che riguarda poi anche il settaggio delle sospensioni, il famoso SAG che poi dopo magari vedremo, magari eventualmente in futuri video, ovviamente vi invitiamo a contattare la 101% Off-Road Scuola MTB e MTB School, giusto? Certo. E magari a venire anche qua a vedere un po' questo park che è molto molto interessante, e anche i sentieri che ci sono qua vicino. Quindi grazie Salvatore per questo primo video. Grazie a te, e un piccolo consiglio a tutti i bikers: prendetevi del tempo per imparare le cose, troppo velocemente non funzionano bene, quindi utilizzate una metodologia che vi permette gradualmente di imparare a governare al meglio in sicurezza la vostra bicicletta. Benissimo, detto tra le righe, bisogna fare i compiti qua nel parchetto e poi bisogna andare sui trail a metterli in pratica, giusto? Assolutamente. Benissimo, alla prossima Salvatore. Grazie Claudio. Grazie a te.